Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Racing Geeks. In questo video farò un breve riepilogo riguardante l'Electronic Entertainment Expo, comunemente noto come E3. Il 12 giugno c'è stata la presentazione da parte di Electronic Arts, che in realtà non ha partecipato all'E3, ma ha organizzato un evento speciale denominato EA Play. In questa occasione ha presentato un trailer dedicato al single player di Titanfall 2 ed un trailer dedicato al multiplayer mostrando un gameplay più fluido rispetto al precedente capitolo, infine mostrando la data di uscita fissata al 28 ottobre 2016 su PC, Xbox One e PS4. Poi è stato presentato Madden NFL 2017 che sarà coinvolto negli eSports con eventi mondiali ed offrendo notevoli miglioramenti grafici e con una rinnovata modalità franchise. L'uscita è prevista il 23 agosto 2016 su PC, Xbox One e PS4. In seguito è stato mostrato un nuovo trailer di Mass Effect Andromeda, che utilizzerà il motore grafico di DICE, ovvero il Frostbite, trailer privo di una vera e propria dimostrazione del gameplay, ma riesce comunque a farti capire che dal punto di vista delle ambientazioni possiamo stare tranquilli, ottime. Dopo è stata annunciata un'interessante iniziativa benefica chiamata Play to Give, che consiste in un programma in cui saranno organizzate mini sfide a diversi titoli votati alla beneficenza. Tra i titoli partecipanti troviamo Battlefield, Star Wars Battlefront, vari Star Wars in arrivo, Madden NFL e FIFA 16. Successivamente c'è stata la presentazione con nuovi trailer e dettagli su FIFA 17, tra cui il nuovo motore grafico Frostbite, una vera e propria modalità storia, FIFA 17 The Journey, ed infine solite novità riguardanti la fisica dei giocatori, del pallone e così via. Sarà l'anno di FIFA? Nel corso della conferenza è stato annunciato il programma EA Originals, che consiste nello scoprire e finanziare piccoli sviluppatori, consentendo loro di ottenere il totale dei profitti del videogioco. Il primo progetto dell'iniziativa è FE, degli svedesi Zoink, dove vi ritroverete nei panni di un cucciolo nella foresta ed affronterete il vostro rapporto con la natura. Attenzione però, perché l'esplorazione della foresta è minacciata dai silenti, con i quali avrete a che fare durante il vostro viaggio. Non ancora si sa nulla riguardo la data di uscita. Jade Raymond ha rilasciato qualche dichiarazione riguardo Star Wars, ovvero che il prossimo anno arriverà un nuovo Battlefront e sono in sviluppo anche degli action presso Visceral e Respawn. Purtroppo è stato mostrato solamente un dietro le quinte, con una scena con PlayStation VR. Infine è stato mostrato un nuovo trailer e nuove informazioni riguardo Battlefield 1, come il meteo dinamico che inciderà sul terreno di gioco e le battaglie che saranno tutte diverse tra di loro grazie alla distruzione ambientale. La data di uscita è prevista il 21 ottobre 2016. Il 13 giugno c'è stata la presentazione da parte di Bethesda, dove per iniziare ha presentato un trailer riguardante Quake Champions, sparatutto focalizzato sulla velocità e la dinamicità. Non ci rimane che attendere qualche gameplay e qualche altra novità al riguardo. Successivamente è stato presentato The Elder Scrolls Legends, primo gioco di carte strategico ambientato nell'universo del celebre marchio. È un gioco free to play che ha come protagonisti i personaggi, le creature e le divinità della serie Elder Scrolls. Attualmente Bethesda ha confermato solo la versione PC e iPad, con data di uscita entro fine anno. Poi, sempre riguardo la saga The Elder Scrolls, è stata svelata la scontata remastered di Skyrim per PS4 e Xbox One. Questa versione include notevoli miglioramenti grafici e la possibilità di installare mod su console. La data di uscita è prevista il 28 ottobre 2016, al prezzo di 60€, mentre per chi è già in possesso della Legendary Edition è gratuito. In seguito è stato annunciato Prey, sparatutto in prima persona, ambientato nello spazio, sviluppato da Arcane, dove ci ritroviamo nei panni di un uomo sottoposto ad un esperimento andato male, che avrebbe potuto cambiare la razza umana. Una volta sveglio si ritrova in una stazione spaziale invasa dagli alieni. Attendiamo nuove notizie e video al riguardo. Successivamente sono stati presentati diversi aggiornamenti inerenti a Doom Snap Map, ed in più è ora disponibile il primo livello di Doom giocabile gratuitamente. In arrivo diverse novità riguardanti anche The Elder Scrolls Online, tra cui il DLC Dark Brotherhood, e con One Tamriel sarà disponibile esplorare l'intera area di gioco senza avere alcuna restrizione di livello. Bethesda ha annunciato che supporterà la realtà virtuale, proponendo come primi due titoli del progetto Bethesda VR Fallout 4 e Doom, che dal 2017 saranno giocabili con il visore HTC Vive. Infine è stato mostrato un video gameplay riguardante Dishonored 2, mostrandoci la particolare cura svolta nell'ambiente circostante, facendo sì di affrontare missioni in modi differenti, ed in più saranno due personaggi utilizzabili, con ognuno abilità differenti, un po' come Assassin's Creed Syndicate. L'uscita è prevista l'11 novembre 2016. Il 13 giugno c'è stata la presentazione da parte di Microsoft.
La conferenza si è aperta con la presentazione dell'Xbox One S, ovvero una versione slim della normale Xbox One, riducendo le dimensioni del 40%, proponendoci la più piccola Xbox di sempre. La console supporterà i video in 4K ed avrà un hard disk da 2 TB e alimentatore integrato, con controller migliorato con maggiore portata wireless. Inoltre, Microsoft ha dichiarato che la maggiore potenza di calcolo non migliorerà le prestazioni dei giochi. L'uscita è prevista per agosto 2016, al prezzo di 299 euro. Questa Xbox One S sarà una mossa vincente? In seguito è stato presentato Xbox Play Anywhere, un programma di condivisione tra Xbox One e PC dei giochi digitali e gli archivement, proponendo Gears of War 4 come primo titolo a supportare questo crossplay. Continua questo progetto della Microsoft di rendere i mondi di Xbox One e PC un unico e grande mondo. Sempre riguardante Gears of War 4, sicuramente tra i giochi più attesi, hanno presentato un nuovo gameplay mostrandoci una nuova modalità Horda e un controller Xbox Elite a tema. L'uscita del gioco è prevista l'11 ottobre 2016 per Xbox One e PC. Anche Killer Instinct farà parte del programma Xbox Play Anywhere, mostrandoci l'aggiunta di un nuovo personaggio, General Ram di Gears of War. Successivamente sono stati mostrati un trailer ed un gameplay di Forza Horizon 3. Finora sappiamo che è ambientato in Australia e sarà presente una campagna cooperativa per 4 giocatori, ed aumentando notevolmente il roster di auto e le dimensioni della mappa rispetto ai precedenti Horizon. L'uscita è prevista il 27 settembre per Xbox One e PC, facente parte anch'esso di Xbox Play Anywhere. Più tardi è stato mostrato un video gameplay di Record, mostrandosi più insipido del previsto e senza una forte identità. Non ci resta che attendere qualche altro gameplay per avere qualche chiarimento al riguardo. L'uscita è prevista il 13 settembre 2016 per Xbox One e PC. In seguito è stata mostrata una sequenza di gameplay di Final Fantasy XV, dove i protagonisti lottano contro un mostro gigantesco. L'uscita del gioco è prevista il 30 settembre 2016, inizialmente per Xbox One e PS4. In un secondo tempo è stato presentato il DLC di The Division Underground, che si tratta di un'espansione inizialmente esclusiva per Xbox One, disponibile dal 28 giugno. In seguito è stato annunciato che Battlefield 1 sarà disponibile una settimana prima del lancio su Xbox One, ovvero il 13 ottobre. Successivamente è stato annunciato Minecraft Realms, dove sarà possibile giocare anche con dispositivi diversi come Xbox One, iPad, così via, e con visore di realtà virtuale Gear, previsto per quest'autunno. Poi è stato mostrato un nuovo controller Xbox One personalizzabile, dando la possibilità di scegliere tra diverse combinazioni di colorazioni e design. Più tardi è stato presentato dai creatori di Limbo Inside, e per celebrare il lancio Limbo sarà gratis su Xbox One. Successivamente è stato mostrato un trailer con presenti molti giochi indie in uscita prossimamente su Xbox One. In seguito è stato presentato un gameplay di We Happy Few, nuova IP temporaneamente esclusiva Xbox One. Il gioco è ambientato in un futuro molto particolare, dove è normale fare uso di droghe che rendono felici. L'uscita è prevista il 26 luglio 2016. Dai creatori di The Witcher 3 uscirà un videogioco dedicato a Gwent, gioco di carte presente nella saga, dove sarà presente anche una campagna in single player e verrà rilasciata una beta in anticipo per Xbox One e PC. Successivamente è stato annunciato Tekken 7, dove tra le novità più evidenti vediamo l'aggiunta di Akuma, personaggio storico di Street Fighter. L'uscita è prevista ad inizio 2017 per PC, PS4 e Xbox One, mentre per gli utenti Gold sarà dato in omaggio Tekken Tag Tournament 2. Riuscirà a riconfermarsi a livello degli altri picchiaduro? In seguito è stato mostrato il trailer di annuncio di Dead Rising 4, dove rimaniamo in attesa di qualche gameplay ed altre novità. L'uscita è prevista a fine 2016 per Xbox One e PC. Successivamente è stato mostrato un gameplay dell'attesissimo Scalebone, dove vediamo il protagonista lottare contro un gigantesco mostro marino. L'uscita è prevista a marzo 2017 per Xbox One e PC, anch'esso aderirà al programma Xbox Play Anywhere. In seguito sono state mostrate sequenze di gameplay di giocatori che hanno provato il gioco Sea of Thieves, prossimo titolo di Rare, previsto a inizio 2017 per Xbox One e PC. In un secondo tempo è stato mostrato il trailer di State of Decay 2. In questo nuovo capitolo ci ritroveremo con un piccolo gruppo di sopravvissuti ad affrontare l'apocalisse zombie.
ci ritroveremo a prendere delle scelte che andranno a definire il singolo rapporto tra i membri del gruppo, a costruire fortificazioni, basi e così via. Inoltre sarà presente il multiplayer cooperativo a 4 giocatori. Attendiamo novità e gameplay al riguardo. L'uscita è prevista nel 2017 per Xbox One e PC. Successivamente è stato annunciato Halo Wars 2, gioco strategico spin-off della famosissima saga Halo. A quanto riportato dovrebbe godere di cross-buy, ma non del cross-play tra Xbox One e PC, nonostante sia destinato a far parte del programma Xbox Play Anywhere. L'uscita è prevista il 2 febbraio 2017 per Xbox One e PC. Per concludere, Microsoft ha confermato le voci che andavano in giro ormai da tanto tempo di una Xbox più potente, presentando Project Scorpio, ovvero una Xbox One con hardware più potente, dichiarando che se non si possiede un televisore 4K non si potrà godere dei benefici di questo dispositivo. Non ci resta che attendere altre notizie. L'uscita è prevista nel 2017. Il 13 giugno c'è stata la presentazione da parte di PC Gaming Show. La conferenza si è aperta con la presentazione di Dawn of War 3, gioco strategico sviluppato da Relic e Sega, che ci porterà nel mondo di Warhammer 40.000. L'uscita è prevista nel 2017. In seguito è stato mostrato il teaser di Oxygen Not Include, dai creatori di Mark of the Ninja. Si tratta di un misterioso gestionale in 2D. L'uscita è prevista a fine 2016. Poi è stato mostrato un trailer di Giant Cop, Justice Above All, gioco in VR, dove impersoneremo un sistema di sicurezza che dovrà gestire la città in modo da ristabilire l'ordine. Successivamente è stato presentato Modern Blade 2 Bannerlord, simulatore medievale con grafica migliorata rispetto al precedente titolo, che ripropone assedi e battaglie su larga scala. Non si sa ancora una data di uscita. Poi è stato mostrato un gameplay trailer di Lawbreakers, FPS Arena basato sul movimento e la forza di gravità. Sarà disponibile la beta dal 18 giugno 2016, mentre la data di uscita è prevista per questa estate. In seguito sono state presentate tre nuove schede video sviluppate con architettura Polaris, RX 460, RX 470 e RX 40, con l'intento di garantire ottime prestazioni con spese che variano tra i $99 e i $299. Inoltre è stato mostrato anche l'Alienware VR Backpack, ovvero un computer zainetto da portare sulle spalle in modo da poter utilizzare la tecnologia VR con la massima libertà. Poi è stato annunciato Serious Sam Last Hope, titolo della famosa saga sviluppato per la realtà virtuale, previsto per la fine del 2016. Successivamente è stato presentato Vampyr, RPG con ambientazione horror, mostrando un breve video gameplay. Attendiamo ulteriori notizie al riguardo, l'uscita è prevista nel 2017. In seguito sono stati annunciati Killing Floor Incursion e Killing Floor 2 Bolt's Eye, il nuovo capitolo della famosa saga. Il primo è un gioco horror adattato per la realtà virtuale, mentre il secondo non è altro che un pacchetto aggiuntivo per il primo. Riguardo l'uscita, al momento sappiamo solo che non dovrebbe uscire nel 2016, quindi non ci resta che attendere altre notizie. Successivamente è stato presentato Super Hot VR, FPS particolare e innovativo, sviluppato con budget non elevato. L'uscita è prevista a fine 2016 per Oculus Rift. Poi sono state annunciate nuove espansioni in arrivo per Ark Survival Evolved, chiamate Redwood Primal Survival e Primitive Pew. In Redwood verranno aggiunti nuovi dinosauri, in Primal Survival si potrà giocare nei panni delle creature primitive e infine su Primitive Pew sarà più sulla componente survival. Dovrebbero uscire tutti e tre nel corso del 2016. Successivamente è stato mostrato un nuovo video gameplay di The Surge, action in terza persona con ambientazione post-apocalittica, dove ci ritroviamo a combattere contro nemici meccanici. L'uscita è prevista nel 2017 per PC, Xbox One e PS4. In seguito è stato mostrato il trailer di Tyranny di Obsidian, ovvero un gioco di ruolo in cui vestiremo i panni di un malvagio che ha appena conquistato il mondo e in cui deve istituire un nuovo ordine sociale. Il gioco dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Successivamente è stato presentato un video gameplay di Observer, sci-fi horror, dove impersoniamo un detective che sfrutta una sorta di hacking per entrare nelle menti delle vittime. L'uscita non è ancora nota, ma inizialmente sarà disponibile per PC. Più tardi è stato mostrato un trailer di Drop Zone, RTS con tempo di azione limitato a soli 15 minuti, in uscita a fine 2016 per PC. In seguito è stato presentato Arma 3 Apex, espansione del famoso FPS simulativo. Apex ci porta nella giungla con nuove armi e nuovi mezzi, l'uscita è prevista l'11 luglio 2016.
Successivamente è stato mostrato un video gameplay di The Turning Test, puzzle game futuristico, in uscita ad agosto 2016 per PC e Xbox One. Poi è stato mostrato un trailer di Overland, survival in cui dovremmo riuscire a sopravvivere in un'ambientazione post-apocalittica, gioco attualmente in First Access. In seguito è stato presentato un teaser di Dual Universe, sci-fi MMO, ambientato in un gigantesco mondo spaziale. È prevista una Crossed Alpha per inizio 2017. Halo Wars 2 arriverà anche su Windows 10, proponendo modalità più intuitive e semplificate rispetto al precedente capitolo. L'uscita è prevista il 21 febbraio 2017 per PC e Xbox One. Successivamente, Day of Infamy, dei creatori di Insurgency, FPS ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. L'uscita è prevista in Early Access a luglio 2016. In seguito è stato presentato Mirage Arcane Warfare, gioco con stile Chivalry Medieval Warfare, solo che oltre alle armi da mischia è stata affiancata la magia. A fine estate sarà disponibile una beta, mentre l'uscita del gioco è prevista per quest'autunno. Poi è stato mostrato un trailer di Mage of Mistralia, un'avventura magica in visione isometrica. L'uscita dovrebbe essere prevista entro la fine del 2016. Successivamente è stata mostrata una nuova modalità sportiva in aggiunta a Warframe, chiamata Lunaro, che consiste in squadre di 3 giocatori che si sfideranno in un particolare minigioco, in uscita per PC, PS4 e Xbox One. Infine è stato mostrato un gameplay degli sviluppatori riguardante il primo livello dell'attesissimo Deus Ex Mankind Divided, in uscita il 23 agosto 2016 per PC, Xbox One e PS4. Il 13 giugno c'è stata la presentazione da parte di Ubisoft. La conferenza è iniziata con un trailer annuncio di Just Dance 2017, che uscirà ad ottobre 2016 per PS4, Xbox One e PC, e su Nintendo NX appena uscirà la console. In seguito sono stati mostrati 2 nuovi trailer e un video gameplay di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Il titolo sarà ambientato in Bolivia, dove i trafficanti di droga hanno preso completamente il potere. Tutto il gioco sarà giocabile sia da soli che in cooperativa fino a 4 giocatori. L'uscita è prevista il 7 marzo 2017 per Xbox One, PS4 e PC. Successivamente sono stati mostrati sequenze di gameplay e un trailer di South Park Scontri Diretti. L'uscita è prevista il 6 dicembre 2016 per PS4, Xbox One e PC. In più, chi acquisterà il gioco riceverà gratis South Park il bastone della verità. In seguito è stata annunciata l'espansione 2 di The Division, chiamata Lotta per la vita, tutta dedicata alla sopravvivenza, andando perfino a caccia di provviste. A detta dei sviluppatori, offrirà un'esperienza di gioco tutta nuova. L'uscita non è ancora nota, quindi non ci resta che attendere notizie. Più tardi è stata giocata in diretta una modalità competitiva a squadre di Eagle Flight, in uscita per HTC Vive, Oculus Rift e PlayStation VR nel corso del 2016. Successivamente è stato annunciato Star Trek Bridge Crew, dove devi manovrare l'astronave Enterprise dal ponte di comando. L'uscita è prevista nell'autunno 2016 per PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive. In seguito sono stati mostrati 2 nuovi video di For Honor, incluso la modalità singolo giocatore. L'uscita è prevista il 14 febbraio 2017 per PC, PS4 e Xbox One. Poi è stato annunciato Grow Up, sequel di Grow Home, in uscita ad agosto 2016 per Xbox One, PC e PS4. Successivamente è stato annunciato Trials Fusion a tema Blood Dragon, spin-off del classico Trials. Il gioco è già disponibile per Xbox One, PS4 e PC. In seguito si è parlato del film di Assassin's Creed, mostrando un nuovo trailer, scene inedite e il dietro le quinte. L'uscita del film è prevista il 5 gennaio 2017. Successivamente sono stati mostrati 2 nuovi video gameplay di Watch Dogs 2 ed è stato detto che proseguendo la partnership con Sony per la serie, tutti gli DLC usciranno con un mese di anticipo su PS4 rispetto alle altre piattaforme. Il gioco uscirà il 15 novembre per PS4, Xbox One e PC. Infine è stato annunciato Steep, titolo open world di sport estremi, mostrando anche un gameplay. Attendiamo altre notizie a riguardo. L'uscita è prevista a dicembre 2016 per PS4, PC e Xbox One. Il 14 giugno c'è stata la presentazione da parte di Sony. La conferenza è iniziata con un'orchestra sinfonica che crea atmosfera e fa da introduzione al tanto atteso ritorno di God of War, trasmettendo così un video gameplay, dove vediamo un Kratos invecchiato, essendo ambientato molti anni dopo il precedente capitolo, ed un ragazzino, ovvero suo figlio. Santa Monica Studio ha presentato un God of War tutto nuovo, partendo dal tipo di visuale fino alle meccaniche di gioco.
È stata una mossa azzardata questa grande innovazione? Aspettiamo l'uscita per poter vivere al meglio questa esperienza in modo da poter apprezzare o meno questo cambiamento. L'uscita del gioco è prevista a fine 2017 in esclusiva PlayStation 4. Successivamente è stato presentato da Bend Studios Days Gone, nuova IP con ambientazione post-apocalittica, mostrandoci un trailer ed un gameplay, riuscendo a trasmettere molto interesse e curiosità, ricordando molto sia per meccaniche sia per atmosfera The Last of Us. Non ci resta che attendere altri video e notizie al riguardo. Il gioco è esclusiva PS4 e l'uscita non è ancora nota. Finalmente Sony ha ufficializzato la data di uscita di uno dei giochi più discussi degli ultimi anni, ovvero The Last Guardian, mostrando alla conferenza un nuovo trailer con data di uscita fissata al 25 ottobre 2016, esclusiva PlayStation 4. Dobbiamo aspettarci un ennesimo rinvio? In seguito sono state mostrate delle sequenze di gameplay con fasi di combattimento molto tattiche e avvincenti, con vaste e fantastiche ambientazioni di un altro gioco molto atteso, Horizon Zero Dawn, sviluppato dall'affermatissima casa Guerrilla Games, sviluppatrice della saga Killzone. Più video escono riguardanti questo gioco, più l'hype aumenta. Non ci resta che attendere il 28 febbraio, esclusiva PS4. Sony continua a tenere incollati gli spettatori alle sedie, mostrando l'ennesimo titolo molto atteso, sviluppato dallo studio Quantic Dream, che ci ha deliziati in passato con giochi come Fahrenheit Indigo Prophecy, Heavy Rain e Beyond Two Souls, ovvero Detroit Became Human, mostrandoci un nuovo trailer facendoci capire che il gioco si svolgerà sulla base di scelte multiple e scenari possibili. L'uscita non è ancora nota, però c'è una buona possibilità che esca nel 2017, esclusiva PS4. Successivamente viene mostrato un gameplay in prima persona nei panni di un uomo risvegliatosi sul pavimento di una stanza e con a disposizione solo una torcia. Alla fine del video compare la scritta Resident Evil 7 e in quell'esatto momento si genera il delirio tra gli spettatori. In questa demo si è potuto notare la grande somiglianza con PT, ultimo Silent Hill non più pubblicato e cancellato dopo la demo, e la particolare scelta di renderlo in prima persona, che finora solo uno spin-off della saga chiamato Resident Evil Survivor per PS1 ne aveva usufruito. Sarà perché supporterà il VR? Recentemente i sviluppatori hanno dichiarato che la demo, disponibile da subito per i membri del PS Plus, non farà parte del gioco completo. L'uscita è prevista il 26 gennaio 2017 per PS4, PC e Xbox One. Il 13 ottobre sarà disponibile per il mercato il PlayStation VR. Di conseguenza Sony ha presentato alcuni dei giochi disponibili per esso, tra cui Farpoint, titolo FPS esplorativo, Star Wars Battlefront X-Wing VR Missions, basato sulle avventure spaziali. Poi, nonostante nel trailer non sia stato mostrato nulla, si è creato molto hype per Batman VR, sviluppato dalla Rocksteady. Ed infine Square Enix ci fa sapere che Final Fantasy XV, in uscita il 30 novembre, supporterà il VR, chiamatosi Final Fantasy XV VR Experience. Successivamente è stato presentato un nuovo video gameplay frenetico di Call of Duty Infinity Warfare, sembrando di donare una nuova linfa al titolo. Chi acquisterà il titolo riceverà in omaggio la remastered di Call of Duty Modern Warfare. L'uscita è prevista il 4 novembre 2016 per PS4, Xbox One e PC, mentre i possessori di una PS4 avranno accesso anticipato di 30 giorni alla campagna. In seguito, come molti desideravano, è stato annunciato il ritorno di Crash Bandicoot, ma con una remastered dei primi 3 episodi della serie per PS1. Inoltre, Activision ha annunciato la presenza di Crash Bandicoot in Skylanders Imaginators. L'uscita della remastered dovrebbe essere prevista nel 2017, mentre quella di Skylanders il 14 ottobre 2016. Successivamente è stato mostrato un trailer di LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza in uscita il 28 giugno 2016 per PS4, PS3, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, Wii U, 3DS e PC. In seguito Kojima fa la comparsa sul palco e ci mostra un particolarissimo trailer del nuovo gioco in sviluppo da Kojima Production, chiamato Death Stranding. Per ora non sappiamo assolutamente nulla sul titolo, quindi non ci rimane che attendere altre notizie. Infine è stato annunciato un nuovo capitolo di Spider-Man in sviluppo da Insomniac Games, in esclusiva PS4. Per ora, oltre al grande hype generato, non sappiamo assolutamente nulla riguardo il titolo, quindi rimaniamo pazienti e attendiamo notizie al riguardo. Sarà il videogioco definitivo di Spider-Man? Infine, il 14 e 15 giugno c'è stata la presentazione da parte di Nintendo Treehouse. Il 14 giugno la conferenza è iniziata con la presentazione dell'attesissimo nuovo titolo della saga di Zelda, chiamato The Legend of Zelda Breath of the Wild, mostrandoci con svariati video una fantastica grafica ed un gameplay ricco di novità. Inoltre vengono mostrati 3 nuovi amiibo compatibili con il gioco.
L'uscita del gioco è prevista nel 2017 per Wii U e la nuova console Nintendo in uscita NX. Attendiamo altri video e notizie a riguardo. Successivamente Nintendo ha presentato dei gameplay di Pokémon Sole e Luna, dove viene confermata la presenza dell'allenatore alle spalle del proprio Pokémon. Il layout è stato cambiato notevolmente, come già mostrato nei gameplay precedenti, poi l'aggiunta di nuovi e particolari Pokémon ed infine una nuova modalità di lotta, chiamata Battle Royale, prevista per 4 giocatori contemporaneamente. In uscita il 23 novembre 2016 per Nintendo 3DS. In seguito un recap del Nintendo Treehouse su alcuni indie come Rainbow Pocket, Axiom Verge, Jotun Valhalla Edition ed infine Severed. Il 15 giugno la conferenza è iniziata con la mostra di Pokémon Go, l'attesissima app che porterà i Pokémon sugli smartphone. Per il momento gli sviluppatori hanno inserito solo i Pokémon della prima generazione, però in futuro si adopereranno per inserire tutte le specie. Viene confermato di mappare i Pokémon in base all'ambiente circostante, ad esempio in una foresta troveremo Pokémon di tipo erba, in una zona di mare dei Pokémon di tipo acqua, così via. L'uscita è prevista verso fine 2016, per Android e iOS. Preparate le vostre Pokéball. Successivamente è stato presentato Ever Oasis, nuova IP Nintendo. Si tratta di un action GDR ambientato in un deserto, dove possiamo costruire negozi da sfruttare in futuro per le nostre spese. In uscita nel 2017, esclusiva Nintendo 3DS. In seguito è stato annunciato il ritorno di Box Boy con Box Box Boy, in arrivo per Nintendo 3DS il 30 giugno 2016. Inoltre, chi ha giocato al primo Box Boy può importare nel nuovo i vecchi costumi ottenuti. Poi non poteva mancare la presentazione di un nuovo Mario, ovvero Mario Party Star Rush, nuovo capitolo nella serie di Party Game, mostrando un trailer e un gameplay. Inoltre sono stati mostrati nuovi amiibo compatibili con il gioco, tra cui Boo Fosforescente e Waluigi. L'uscita del gioco è prevista il 7 ottobre per Nintendo 3DS. Successivamente è stato presentato Yo-Kai Watch 2, videogioco di ruolo, mostrando un trailer e delle sequenze di gameplay. L'uscita è prevista il 30 settembre 2016 per Nintendo 3DS. In seguito è stato mostrato l'attesissimo Monster Hunter Generation, mostrando una demo che sarà resa disponibile a tutti a partire dal 30 giugno. Inoltre, per i possessori di Monster Hunter 4, sarà possibile riscattare nel gioco completo un'armatura da Baby Tigrex per il Ciacciamiao e altre cose in futuro. L'uscita del gioco è prevista il 15 luglio 2016 per Nintendo 3DS. Successivamente è stato mostrato Dragon Quest 7 Fragments of the Forgotten Past, remake del gioco della PS1 per il Nintendo 3DS. Ci sarà anche una feature che permetterà ai giocatori di rivedere gli ultimi momenti delle ultime sessioni di gioco. L'uscita è prevista il 16 settembre 2016. Poi è stato mostrato un nuovo video gameplay di Tokyo Mirage Sessions, crossover tra Fire Emblem e Shin Megami Tensei, dove c'è stata un'occhiata al sistema di potenziamento, a un dungeon e al cambio di classe. L'uscita del gioco è prevista il 24 giugno 2016, esclusiva Wii U. In seguito c'è stata la presentazione di Paper Mario Color Splash, mostrando un video gameplay. Nel gioco ci ritroviamo ad indagare sull'isola Prisma un mistero angosciante, ovvero un Toad escolorito. L'uscita è prevista il 7 ottobre 2016, esclusiva Wii U. Infine, è stato mostrato un video gameplay di Rhythmic Paradise Megamix, in arrivo anche in Europa, un gioco che mette alla prova i nostri riflessi seguendo il nostro senso del ritmo tramite il touchscreen. L'uscita è prevista il 21 ottobre 2016 per Nintendo 3DS. Siamo arrivati alla fine di queste 3 2016. Allora ragazzi, posso concludere qui il video. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi, al prossimo video!